è finita come sarebbe dovuta finire un anno fa, cioè con la vittoria di Federico Pellegrino. Lo scorso anno in finale battuto la François-Xavier Rennes, quest'anno c'era un favorito che è qui con noi, che è il norvegese Ludvig Jensen, ma questa volta Federico è stato il più veloce di tutti, Kiko. Sì, quest'anno è stato bellissimo, anche perché la mia prima vittoria qua alla Cervinski Sprint, e l'anno scorso a metà stagione, ovviamente con la concentrazione volta agli impegni internazionali, non era facile. Invece quest'anno a fine stagione è stata l'occasione perfetta per potermi esprimere al meglio, nonostante la giornata un po' con un po' di freddo, però il pubblico è rimasto, nonostante appunto questa arietta poco confortevole, è stato bellissimo, e all'anno prossimo. La questione tecnica è stata che nei primi metri di gara Ludvig Jensen era più veloce di Pellegrino, ma poi la pista si impennava, saliva un pochino ed è venuta fuori la forza, la potenza e la classe di Federico. Chicco, è andata così? Sì, Luda è veramente formidabile nel piano, infatti oggi sono riuscito a far fruttare al meglio la seconda parte del tracciato, un po' più leggera salita, che poi alla fine è un po' il mio terreno anche in Coppa del Mondo, quindi è andata tutto al meglio, però sicuramente la sfida è rimandata agli anni prossimi. Gara che può crescere ancora e che può arrivare ad essere un riferimento in Italia. Sicuramente, e i nomi internazionali fanno capire che appunto questo, e speriamo che l'organizzazione continui così e che negli anni prossimi ci sia sempre più livello. Ludvig Jensen era il favorito della vigilia, ma poi ha trovato un Pellegrino in condizioni strepitose ed una pista che non era proprio perfetta per lui. Ludvig, very very difficult for you today. Yeah, it was difficult. The uphill in the end was hard, and we were racing so many times. So it was really difficult, and the snow conditions was a little bit tricky with the warm weather and then the cold, so it was difficult for the balance, but the crowd was fantastic, and I really liked the race here. Yeah. Lude, see you next year for the first victory in Cervinski Sprint. Yeah, I hope so. I will return, and I try to beat Pellegrino next year. Thank you very much, Ludde. Tasso tecnico sempre più alto in questa Cervinski Sprint. Chissà l'anno prossimo cosa avremo, cosa vivremo per la terza edizione di questo spettacolo su una lingua di neve in centro ad un paese votato allo sci alpino, votato all'alpinismo, ma che sta iniziando ad amare anche lo sci nordico. La gara femminile della Cervinski Sprint è finita con un monologo, il dominio della svizzera Laurien van der Graaf, una che quest'anno, per capirci, ha già fatto podio in Coppa del Mondo, seconda a Rybinsk. La finale è stata secca, 2-0 contro Francesca Bodin, la campionessa del mondo juniores under 23 in tecnica classica. Ha vinto la Svizzera, ma noi siamo italiani e quindi facciamo parlare prima Francesca. Non c'è stata lotta, Bum. No, devo ammettere che in partenza mi dava già un paio di metri, quindi poi su 150 metri di gara è veramente dura recuperare, soprattutto correre con una ragazza che è una specialista delle gare sprint e che comunque ha già fatto vedere in Coppa del Mondo il suo valore, quello che vale, e quindi complimenti a lei perché è un'avversaria davvero difficile da battere. Lo scorso anno Francesca è rimasta fuori dalla finale, quest'anno ci è arrivata, ha fatto seconda. A questo punto l'anno prossimo bisogna fare un altro gradino. Di bene in meglio, dicono, no? Quindi speriamo, vediamo poi. L'importante è sempre cercare di migliorare un po' qualcosina, anno in anno. Laurien è un olandese che vive, si allena e gareggia in Svizzera. Laurien, the first time in Cervinia for you? Yes, it's the first time. When I was driving up, it was like, wow, this is far up. Today is the beautiful condition, sun, Cervino, Matterhorn, is very, very beautiful. Yeah, it's really nice. I've never been here. I've been in Zermatt on the other side, but here it's really impressive. What do you think about Cervinski Sprint? Oh, it was really fun. It was a short race. We never have this in World Cup, but it was fun against Francesca in the final to go one by one, and
and the people were also great. It was funny to win, but these races are not the most important to win. It's just to do some good fun. E dunque Cervignaschi Sprint, che diventa internazionale anche al femminile, chissà l'anno prossimo ancora, e facciamo un legame con la gara al maschile, quale livello potrà avere questa gara?